Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati. Finalmente si torna con un nuovo unboxing. Era da qualche settimana che dovevo portarvi questo video, ma c'era un pacco fermo in dogana. Beh, devo raccontarvi, è successa una storia incredibile dietro a quel pacco, lo vedrete tra un attimo. Ma prima di cominciare con il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, di mettere un bel like a questo video, ma soprattutto importantissimo ragazzi, seguite il mio canale Telegram, perché oggi vi spiegherò, ci saranno dei codici sconto completamente gratis per voi che troverete al suo interno, quindi non dimenticatevi, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione al mio canale. Ma detto ciò, è inutile continuare a fare chiacchiere e cominciamo a vedere i pacchi di oggi. Ok, cominciamo con questo primo pacco. So benissimo chi è il mittente perché mi arriva del GLS, abbiamo già fatto diverse chiacchiere con il titolare di questa azienda, di questa società, che mi segue già da un po' di tempo e mi ha chiesto di portare i loro prodotti qui all'interno del canale, ma andiamo a vederli insieme. Ed eccoli qua, questi sono due bei pacchettini, come vedete completamente sigillati, arrivano da Moero. Mi è piaciuto molto la loro storia, il tipo di azienda è italiana, ma soprattutto con alcune specifiche che mi hanno convinto. Ed eccoli qui, due cofanetti, guardate anche che bel packaging che ci propone l'azienda, insomma, per unboxarlo. Ho pensato anche già come un regalo, una confezione così fa sicuramente la sua figura. Vediamo il primo di due prodotti, abbiamo un certificato di qualità dell'azienda, poi ovviamente un ringraziamento insomma per l'acquisto con tanto di sito internet moero.it, troverete tutto qui sotto in descrizione. E apriamo il primo pacchettino e vediamo un po' com'è il prodotto. Apriamo anche l'altro, così ve li vediamo insieme. Si tratta di due portafogli molto molto compatti, ma hanno delle caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto parliamo di pelle vera, parliamo di prodotti, come già detto, fatti in Italia, pensati da un'azienda italiana, quindi con qualità al top sia di materiali ma anche proprio di tutti i dettagli, ma soprattutto sicuri ragazzi, perché oltre ad essere piccoli e compatti e davvero belli esteticamente, al suo interno hanno una protezione RFID per il conto. Quindi se voi li tenete in tasca con le vostre carte di debito, di credito al suo interno, nessun malintenzionato potrà in qualunque modo cercare di insomma sottrarvi del denaro senza che voi ve ne accorgiate, perché effettivamente hanno già una protezione al suo interno per questo. Una volta che andiamo ad aprirli, ovviamente al suo interno abbiamo diverso spazio per poter mettere eventualmente delle banconote qui dentro grazie a del materiale in ABS, quindi davvero molto comodo. Ma soprattutto il dettaglio più importante questo: abbiamo tutte le nostre carte messe qui dentro, come vedete ovviamente qui ci sono delle carte campione per farci vedere come funziona il prodotto, ma la particolarità, sentite proprio il rumore che fa il meccanismo al suo interno, c'è proprio un fermo meccanico che, a differenza di prodotti simili, qui non avrete il problema che si consumino dei feltrini o comunque dei gommini al suo interno, e quindi anche se tenterete davvero di far uscire le carte non ci riuscite nemmeno se volete. Quindi si possono contenere fino a 6 carte, lo spazio è più che sufficiente per carte di identità, patente e quant'altro. Sono davvero contento di portarvi questo prodotto perché, oltre ad essere di qualità, grazie al mio codice sconto personalizzato Gesù10 avrete uno sconto del 10% sul catalogo all'interno di moero.it. e fatemi sapere se lo acquistate, magari taggate anche Moero per fare vedere qual è il vostro acquisto. Ma passiamo al secondo prodotto. Ed ecco qui ragazzi il secondo prodotto, o meglio sono due, si trovano tranquillamente su Amazon, avrete i link qui sotto in descrizione. Ma la cosa più interessante ragazzi è che all'interno del mio canale Telegram troverete 10 codici sconto per portarvi a casa gratuitamente queste stupende borse. Eccoli qua ragazzi, come vedete sono due portaoggetti da poter applicare su qualsiasi monopattino. Il mio monopattino non ha un portaoggetti, quindi questo sicuramente prenderà spazio su quello mio per poter avere tutto quello che mi serve dietro contenuto al suo interno. La cerniera mi sembra bella solida, ma anche proprio lui è davvero piuttosto robusto, infatti è stato pensato per questo, è impermeabile, è stato costruito con dei materiali piuttosto resistenti, così se dovesse mai cadere il vostro monopattino o
per sfortuna doveste cadere voi, insomma, qui starà tutto al suo interno in modo molto sicuro. E ci sono anche diversi comparti, come vedete, per poter inserire eventualmente una bottiglia, un ombrello, il vostro smartphone, le cuffie, il portafogli, i documenti, senza dover preoccuparvi di tenere tutto nelle tasche, soprattutto se c'è brutto tempo, sta piovendo e quant'altro. Trovo davvero fantastico e utile questo prodotto, perché i monopattini vengono utilizzati sempre di più, ma effettivamente un posto dove tenere la roba al sicuro, ma che non si muova e che non vi faccia magari perdere l'equilibrio perché si muovono da una parte all'altra, non ne ho trovate. Insomma ragazzi, ringrazio Andrea e Martina per avermi proposto il loro progetto, che non conoscevo, e quindi finalmente anch'io avrò la possibilità di poter portare tutto quello che mi serve con il mio monopattino. E soprattutto ragazzi, posso regalare a voi 10 codici all'interno del canale Telegram, quindi molto molto meglio. Ma direi di passare al pacco misterioso. E questo ragazzi è il pacco misterioso, il pacco che mi ha fatto impazzire per davvero. Cercherò di essere veloce per spiegarvi cos'è successo. In sostanza, un mese e mezzo, due mesi fa, mi scrive la dogana. Nei controlli campione mi chiedono la bolla di acquisto del prodotto, cosa che purtroppo ragazzi io non riuscivo a dare a quelli della dogana perché non sapevo cosa ci fosse qui dentro. Quindi mi inviano le bolle. Io da queste bolle ragazzi non sapevo cosa ci fosse al suo interno, perché l'azienda è un'azienda cinese, ma io ho parlato con un venditore, cioè è stato davvero un casino. Come abbiamo dovuto fare? Ho dovuto fare unboxare a quelli della dogana il prodotto, ragazzi, lo hanno aperto loro, mi hanno fatto le foto, sono riuscito a risalire poi al mittente che mi aveva inviato questo prodotto, o meglio alle mail, perché l'azienda non risponde più. Ok, finalmente lo posso vedere anch'io. È un monitor da 13,3 pollici IPS, quindi è un bel pannellone grande, touchscreen, con una batteria interna da 10.000 mAh. Lateralmente, lì da qualche parte, c'è un ingresso tipo C, l'ingresso cuffia, e soprattutto diversi ingressi tipo C e un'uscita HDMI di tipo mini. A cosa serve un prodotto di questo genere? Collegato ad esempio alla tastiera che fa da cover, in pratica diventa una sorta di computer. Però al suo interno non c'è un hardware, quindi lo possiamo utilizzare in che modo? Collegato ad un cellulare, ad uno smartphone con l'uscita video, può essere utilizzato come monitor ad esempio per la mia fotocamera, per giocare con una console, cosa interessante che collegato ovviamente con uno smartphone diventa a tutti gli effetti un bel pannello gigante da poter utilizzare proprio per scrivere mail e per utilizzarlo come un vero e proprio computer con l'hardware del nostro smartphone. Non so se è già acquistabile, io cerco di lasciarvi qui sotto il link in descrizione, e se ne troverò un'utilità magari in più rispetto a quello che è la chiacchierata di oggi, magari lo rivedrete in un altro video. Ultimo pacco ragazzi, o meglio forse il penultimo, l'ultimo, vedremo come andrà e quanti minuti durerà questo video. Questo è un pacco che mi arriva da Joy Room, è un caricatore wireless da 15 watt nero, un doppio caricatore 15 watt che può essere utilizzato sia per le cuffiette Apple che per esempio per il vostro iPhone, quindi un 2-in-1, è un po' quel caricatore wireless che poi la Apple non ha mai portato. E qui c'è un supporto da auto con carica wireless e ovviamente la ventosa o comunque tutti quegli adattatori per attaccarlo al cruscotto. Quello che più mi interessa è lui, perché dichiarano addirittura 15 watt con una doppia uscita. Devo essere sincero, mi sarei aspettato delle plastiche peggiori, in realtà la qualità costruttiva non è affatto male. Abbiamo l'attacco tipo C per la ricarica e poi proprio la parte estetica è molto molto gradevole, anche la plastica al tatto è di qualità. Vediamo invece quest'altro accessorio che sicuramente lo vedrete anche in un prossimo video, perché intenzione è di fare un video sugli accessori auto, quindi magari mettete già un bel like per farmi sapere se volete vedere ancora video di quel genere, perché sto recuperando diversi prodotti. Mamma mia, è pieno di roba qui dentro. Allora, innanzitutto c'è il supporto di qualità per attaccarlo sul cruscotto dell'auto, poi c'è questo che eventualmente può essere utilizzato per attaccarlo nelle bocchettine dell'aria, quindi in base a quelle che sono le vostre scelte, i vostri gusti di dove andare a fissarlo, un caricatore rapido con uscita 3.0 di alta qualità appunto per ricaricare velocemente gli smartphone, e poi una seconda porta da 2,4 A. Come vedete comincio a tenere sempre più lontano la roba dagli occhi perché sto diventando vecchio. E poi
qui dentro c'è il supporto per l'auto, che ragazzi mi sembra davvero davvero di buona qualità. Ma sono troppo curioso, quindi ho preso una power bank e vediamo come funziona. Mamma mia, ragazzi, che figata! C'è un tastino che lo apre e lo chiude. Guardate anche l'animazione qui sopra. Cioè, davvero bello, veramente bello. Ok, sta caricando, guardate qui, quindi va anche tranquillamente in carica. La... E per sbloccarlo basta premere il tastino e via. Sembra anche piuttosto resistente, quando lo dobbiamo prendere non si sgancia così, basterà premere il tastino di fianco, si apre e molla l'osso. A questo punto voglio vedere acceso anche questo. Vabbè, utilizziamo il cavetto nero, poco importa. Sto caricando il mio iPhone, vediamo se vanno in carica anche le mie cuffiette. Esattamente, quindi abbiamo la doppia carica. Come vedete, appena vado a mettere l'iPhone e oppure le mie cuffiette, loro si ricaricano. È davvero molto bello, devo essere sincero, esteticamente mi piace un sacco e anche i materiali sono di ottima qualità. Infatti intelligentemente non hanno usato plastica comunque bianca, lucida ma opaca, e questo lo rende meno cheap, no? Soprattutto perché è difficile fare roba di qualità con le plastiche lucide, soprattutto quando sono bianche. Quindi davvero degli ottimi prodottini, ovviamente con tutti i contro dell'acquisto, perché appunto parliamo di un sito Cina, non so i tempi di spedizione quanto siano lunghi e quant'altro. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto. Finalmente sono riuscito ad unboxare un po' di questi prodotti, perché poi comunque anche le aziende mi chiedevano quando fosse uscito o meno con queste cose. Tutti i link qui sotto in descrizione li troverete nell'eventualità decideste di acquistare qualcosa di questi articoli. Vi ricordo, molto importante, le solite cose: mettete un bel like a questo video per supportare il mio canale, iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto, ma soprattutto ragazzi ricordate del canale Telegram, perché ormai siamo dentro il Prime Day, manca poco, e queste settimane saranno tutte quante concentrate con le super offerte legate all'Amazon, e cercherò di farmi dare più coupon gratis possibile per tutti voi. Quindi insomma cercate di aiutarmi a farmi crescere anche lì, e qui sul canale YouTube io cercherò di far di tutto per portarvi a casa codici sconto gratis per voi. E adesso vado a montare questo video e noi ci vediamo prestissimo per una prossima chiacchierata, perché ho cose molto importanti da dirvi del mio prossimo futuro. Ciao ragazzi e alla prossima.